abusi sessuali in cambio di lavoro, 25enne, dai giudici. Diagnosi sbagliata, 8 medici a processo. Biglietti falsi al concerto, 400 fans fuori dal Palasele. ISES Eboli, Cicalese, torna alla guida. Vertice sicurezza Eboli, proposta di Antonio Conte. IACP Ponte Cagnano, a processo anche Sica. Cimitero di Battipaglia, consegna cappelle. Ex scuola di Amicis, possibile un liceo musicale. Eboli, festa del donatore. Vittima di soprusi in cambio di un posto di lavoro, questo quanto dichiarato da un 25enne italo-cileno ascoltato dai giudici del Tribunale di Salerno nell'ambito di un'inchiesta che coinvolgerebbe, stando alle dichiarazioni del giovane, un prete di una chiesa molto nota a Salerno accusato di violenza sessuale. Il ragazzo ha raccontato ai giudici di svolgere per conto del parroco una specie di doppio ruolo, quello di autista nelle ore diurne e di amante in quelle notturne. Tra l'altro, il 25enne sarebbe stato anche minacciato di morte dallo stesso frate. Non era un banale mal di testa quello che nell'estate del 2013 condusse Antonia 40 a chiedere aiuto in tre ospedali. La 57enne di Battipaglia morì a Ruggi per un aneurisma dopo essere stata dimessa con una diagnosi di cefalea dagli ospedali di Eboli e Battipaglia ed essere stata sottoposta a Salerno a un intervento chirurgico che gli inquirenti giudicano tardivo. Ieri, per la sua morte, sono stati rinviati a giudizio 8 medici. Ieri sera amara scoperta per ben 400 fans del cantautore Tiziano Ferro, ospite ad Eboli per la tappa del suo nuovo tour che ha registrato il tutto esaurito. Molte persone sono rimaste fuori dal Palasele pur essendo in possesso del ticket d'ingresso perché risultati contraffatti. Al momento della vidimazione al botteghino gli addetti al controllo hanno riscontrato delle irregolarità. Il tagliando non veniva detto dalla macchinetta che ne accerta l'autenticità, una situazione che ha provocato momenti di tensione e scintille all'esterno della struttura, una vera e propria truffa, si indaga. Antonio Cicalese torna alla guida dell'ISES mentre spunta una nuova sede per la clinica. Le stanze del Tribunale monocratico nel Palazzo Fulgione e Merola lungo la Statale 19. Dopo un mese di purgatorio, l'ex amministratore Cicalese rivince l'elezione con la complicità degli avversari che non sono riusciti a comporre una lista concorrente. Insieme ad Antonio Cicalese fanno parte del CDA Ugo Faraco, Cosimo Della Rocca, Concetta Sepe e Giancarlo Zirpolo. Il nuovo CDA è stato eletto con 47 voti utili, 7 soci si sono astenuti, 2 le schede nulle. Gli avversari hanno lasciato l'assemblea accusando i vincitori di concorrenza sleale e di aver effettuato pressioni indebite sui candidati costretti ad abbandonare la seconda lista elettorale. Tra i candidati che si sono ritirati c'è anche padre Edoardo. Senza i 5 nomi necessari la seconda lista non è stata più composta. Il cammino per il nuovo consiglio di amministrazione è decisamente in salita. Dal 1 dicembre infatti i pazienti dell'ISES, circa 70, saranno trasferiti in altre strutture sanitarie. Gli amministratori dovranno quindi velocizzare il trasferimento della clinica all'ex ortopedia Rione Pescara o all'ex tribunale di Via Nazionale, sperando di recuperare l'accreditamento regionale. L'alternativa è il licenziamento per 98 dipendenti. I soci dell'ISES non percepiscono lo stipendio da 11 mesi. Qualche settimana fa, poi, i lavoratori hanno scoperto il mancato versamento dei contributi dal 2004 al dramma occupazionale ormai imminente, si potrebbe aggiungere un'indagine di carattere penale sugli ultimi 11 anni di gestione. Il capogruppo del Partito Democratico di Eboli, Antonio Conte, alla riunione della conferenza dei capigruppo consiliare, ha proposto di tenere quanto prima presso il Comune un vertice sulla sicurezza con la presenza di tutti i capigruppo, del sindaco, l'assessore alla sicurezza e i rappresentanti delle forze dell'ordine che operano sul territorio. La proposta, accolta dai capigruppo, in particolare dal presidente del Consiglio Comunale, Fausto Vecchio, il quale ha dichiarato di attivarsi rapidamente per organizzare tale incontro. Il capogruppo PD, Antonio Conte,
Presidente dichiara: tale vertice è importante che si tenga per affrontare le tematiche sulla sicurezza del nostro territorio, alla luce anche degli ultimi avvenimenti internazionali che crearono un poca preoccupazione tra i cittadini. L'incontro si rende necessario per dare seguito al Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è tenuto presso la Prefettura di Salerno il 17 novembre scorso, con la partecipazione del Sindaco di Eboli. Conoscere dati e notizie che riguardano anche il flusso migratorio, le attività e quanto avviene sul nostro territorio si rende utile al fine di tranquillizzare i nostri cittadini, affermando il principio che la sicurezza è il primo tassello per lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra città. Abuso d'ufficio, favoreggiamento e obbligo di assistenza sono questi i reati ipotizzati a carico del sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica e del responsabile dell'ufficio casa del comune Luca Bisogno dal PM Carmine Olivieri, che ha chiesto per entrambi e anche per una terza persona il rinvio a giudizio. Il terzo indagato è Francesco Vitale, accusato di invasione di edifici e occupazione abusiva di un alloggio IACP in via Sandro Pertini a Pontecagnano Faiano, assegnato ad un'altra persona. A carico di quest'ultimo l'aggravante di aver commesso il reato in regime di arresti domiciliari. L'udienza di ieri presso il GUP Vincenzo Di Florio è slittata al prossimo aprile per un problema di notifica. Secondo l'accusa, il sindaco e il responsabile dell'ufficio case avrebbero omesso, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere allo sgombero di Vitale dell'alloggio e di non dare risposta alla reale assegnataria dell'alloggio, garantendo invece a Vitale un ingiusto profitto per l'occupazione abusiva. Via la consegna anticipata delle cappelle del nuovo cimitero di Battipaglia, limitatamente al primo lotto dei lavori. Le cappelle da 5 loculi tipo A, appartenenti ai blocchi identificati con numeri da 10 a 19, sono fruibili. Gli assegnatari che ne abbiano esigenza possono contattare l'ufficio contratti del comune di Battipaglia al secondo piano per convenire le modalità di consegna anticipata. L'amministrazione comunale ha fatto voti per istituire un liceo musicale, mettendo a disposizione gli spazi dell'ex elementare. Può essere valutata la possibilità di mettere a disposizione alcune aule dell'ex scuola di Piazza Mendola, attesa la sua vocazione di polo culturale e artistico della città. A differenza degli altri anni, quindi, il comune di Battipaglia ha deciso di offrire la struttura nella quale, tra l'altro, a breve sarà inaugurata anche la nuova biblioteca comunale. Venerdì alle 12 nella sala riunione dell'ospedale di Eboli si svolgerà la seconda festa del donatore. La manifestazione si pone come obiettivo quello di ringraziare i donatori benemeriti in memoria di Raffaella Fine, madre del maestro d'arte orafa di Eboli, Rosmundo Giarletta, che ha realizzato 2 gocce d'oro, che nel corso della cerimonia saranno donate in segno di riconoscenza, una al 1000° donatore del 2015, l'altra invece al donatore che ha raggiunto il limite di età per donare, in virtù di quel limite non potrà più farlo.